Buonasera a tutti, di nuovo qua a Rapallo, il graffio, inutile che mi riprendi, tanto ormai mi hanno ripreso tutta la sera, va bene, tanto sanno chi sono. E voglio presentare i due cantanti e l'autore delle musiche, yes. Per cui li facciamo presentare da soli. Roberto Gardella. Roberto Gardella. Esatto. Arianna Wolf. Riccamboni in arte Wolf. Che è anche una pagina di Facebook. Esatto. Che poi dopo la facciamo conoscere. Sì. E il signore? Maurizio Antonioni. Maurizio Antonioni, che è l'autore delle musiche. Compositore del disco che ha fatto Roberto con Arianna. Allora, com'è nata la vostra idea? Cioè, come vi siete approcciati alla musica? L'approccio alla musica è iniziato un po' come un gioco, nel senso che comunque la musica l'ho sempre ascoltata, però non l'ho mai affrontata né cantata, diciamo. E con un gioco, diciamo che è partita quel passione, ho continuato, sono andato avanti a fare serate, insomma, gli scontri sono sempre stati positivi, e poi mi diverto, perché la musica è divertimento, no? Oltre a che emozioni e sensazioni. E sensazioni, quando canta il tono alto e quando parla il tono basso. Sì, vabbè, ma perché si riposa un attimo. Si riposa la voce, esatto. Quindi la tua passione è nata per il divertimento, sì. Dopodiché è iniziato, come diciamo, tanti giovani che la prendono così per gioco, e dopo la passione aumenta, esatto. E vogliono realizzare il sogno, che io auguro, anzi te lo auguro. Io diciamo che comunque... Sempre che non succeda come altri complessi, che lo dissi come te, poi adesso sono famosi, no, e girano l'angolo. Io penso che l'umiltà sia la prima cosa. L'umiltà è la cosa che porta lontano. Invece Arianna, la tua passione? La mia passione sono tante. Ne ho tante di passioni e sono tutte equivalenti all'arte, quindi anche la musica c'entra nelle mie passioni e è nata con me, non è nata dopo di me, anche perché siamo una famiglia comunque di artisti, musicisti, quindi ho sempre avuto la musica in casa e è continuata, è coltivata, il canto è nato più o meno verso i miei 15-16 anni, dove io cominciavo a cantare sugli altri, a registrarmi, a sentire la mia voce, eccetera. E poi ho conosciuto lui, che mi ha aiutato dopo tanti karaoke a realizzare una piccola parte del mio sogno, di realizzare un qualcosa in un disco. Quindi aspettiamo altri dischi, altri CD. Intanto cerchiamo di vendere questo. Cerchiamo un attimo di lanciare questo. Più che altro che venga conosciuto. Esatto. Poi la vendita, io non posso occuparmi di vendita perché sono una onlus. Per cui il graffio è assolutamente senza scopo di lucro. Mi fa piacere anzi lanciare che ti porti fortuna come ha portato fortuna altri ragazzi. Quindi non entro nel merito del commercio, ma avrai la tua pagina Facebook, il tuo sito internet, sicuramente. Io ho la pagina Facebook del mio negozio, che è un negozio di parrucchieri. Ok. Non riguardante la musica. Ah, ecco, però voi come complesso avete una pagina. Però abbiamo... diciamo che se vogliono ascoltare il vostro... Ecco, di l'indirizzo di... Non è ancora pronto, sarà pronto a breve, speriamo. Vabbè, adesso intanto... Ne parleremo. Intanto possiamo anche dire che attraverso i canali di internet del grafico, che è presente in tutti i motori di ricerca, in tutti immaginabili, Twitter, Facebook, c'è Google, c'è Twitter, c'è tutto, ci sono tutti, Twitter, c'è tutto. Lì metterò l'indirizzo comunque dove possono anche, oltre che di ascoltarvi, venirvi a trovare qua a Rapallo, i vostri appuntamenti di musica, i vostri complessi, cioè la vostra agenda del 2015. Eccola. Gli appuntamenti agenda 2015. Invece il signor Maurizio, compositore. Sì. Da che cosa è nata l'amore per comporre la musica? Che cosa prova? Che cosa sente? Io sono drogato di musica, quindi posso dire che è sia una passione che un'attività, quindi diciamo da sempre la musica fa parte del suo lavoro, del mio modo di essere. Ho iniziato come si inizia di solito quando si porta avanti una cosa,
con lo spirito professionale. Già allora pensavo a questo e sono riuscito a realizzarlo in un modo che sia artistico sia di lavoro effettivo, quindi questo attraverso sia la parte, diciamo, live, che è quella più artistica, sia la parte, chiamiamola più professionale, più strettamente legata al lavoro, che è quella dello studio e dell'installazione, dove lì avvengono, diciamo, tutte le situazioni più compositive e realizzative di progetti come ad esempio questo del Verdi. Intanto scommetto che avrò preparato anche una canzone per le nozze. Non faccio la solita Ave Maria di Schubert, per piacere, no, cambiamo, no, facciamo una cosa originale, diciamo, un po' più allegra, diciamo che poi... è il giorno più bello della vita. Hai toccato un tasto dolente. Ogni matrimonio ha una sua particolare. E io entrerò con l'Ave Maria di Schubert. Oh. Suonato da Maurizio Morgan. Vabbè, ogni matrimonio ha le sue peculiarità, no? Quindi, per carità, poi troveremo un modo di... una musica tutta loro. Di assecondare i loro desideri, sicuramente, se non nella cerimonia, ma sicuramente nel ricevimento. Ecco, nel ricevimento ci sarà una canzone tutta loro, sicuramente, studiata e fatta solo sicuramente per loro. Troveremo la strada giusta. Bene, quindi avrete una canzone gloriata per Erin Robbie. In love. Benissimo, io sono molto contenta di essere stata invitata da voi. Ti ringraziamo. Spero di avere la vostra agenda per seguirmi ancora. E... aggiungerei una cosa. Prego. Che con Roberto c'è qualcosa che abbiamo iniziato già da un paio d'anni, perché siamo arrivati a questo CD di brani inediti non per caso, ma attraverso una serie di step. Lui ha iniziato a frequentare lo studio, il nostro studio di registrazione di Genova, che è la Primary Room, Campo Morone, e ha iniziato, come spesso si inizia quando si fanno le prime esperienze in studio, con un CD di cover, interamente di cover. Da quello poi, con una serie di incontri e di riflessioni, siamo arrivati all'idea di realizzare un CD di brani inediti, dove lui, cosa particolare, che ha indicato delle specifiche tematiche sulle quali avrebbe voluto che noi componessimo questi inediti. Io mi sono occupato della parte musicale, arrangiamenti, e Andrea Vassalini, che è la parte dello studio, che è, diciamo, l'organizzatore, diciamo, di tutta la struttura, lui si è occupato dei testi. Quindi lui è arrivato a questo attraverso il percorso, e poi anche sulla parte interpretativa delle canzoni ci ha messo del suo, quindi siamo arrivati poi a questa cosa, che è già un ottimo punto di arrivo, obiettivo raggiunto, concretizzato, diciamo, non da ieri, ma insomma c'è un po' di lavoro in tutti questi ultimi mesi in cui abbiamo cercato di collaborare. Poi si vedrà. Intanto poi c'è la parte anche più strettamente promozionale, legata ai iTunes, all'eventuale CD da fare fisicamente, che quella è un aspetto ulteriore, però intanto il prodotto è stato finito, quindi stasera l'ha eseguito anche bene, perché è stato ben fedelmente interpretato. Perfetto. Ovviamente anche dall'Arianna Arianna, che è stata la sua comprimaria, dove in quel brano si è un po' riunito l'essenza del disco. Bene, io vi seguirò. Bene, sempre. Ci fa piacere. Vi seguo, e a meno che non ho influenza, non vi va con l'influenza. Sono andata anche a riprendere con la febbre 39,5, 40 che siamo, 39,5 arriva. No, è una passione che ho dentro, e dedico anima e corpo sia alla mia TV, che è il Graffio, e che collabora con Teleturchino. È stato un incontro
anche per me è stata come voi, ho iniziato da basso, ho avuto la fortuna di conoscere due persone che lavorano all'interno di Teletocchino che mi hanno invitato in studio come intervista, dopodiché è nato tutto il progetto e quindi io adesso vado a cercare i volti nuovi. Cerco le persone normali, i ragazzi che vogliono realizzare il sogno, io li chiamo gli occhi delle tigri, perché quando vogliono realizzare il sogno hanno tutti gli occhi delle tigri, quando arrivano al successo si chiedono un po'. E allora perdo io un po' di interesse. Per quanto riguarda poi realizzare dei dischi, realizzare dei brani o arrivare a un sogno, no? Un piccolo progetto come può essere questo, la cosa bella è trovare comunque due persone, come Maurizio e Emiliano Salini, che sono dei professionisti. E a loro volta possono aiutare anche altri possono giovani. Possono aiutare anche altri giovani. Quindi lanciamo il messaggio, che a me per la mi musica. Hanno aiutata tanto. Bene. Perché io sono entrata dentro e quando mi sono sedita ho detto io non canto più. Sei eccessivamente autocritica. No, perché si mette davanti a una realtà che ovviamente quando non poi si è a fare delle serate in giro, magari non è tanto non è caso facile, in studio tutta l'altra cosa. Dietro di preparazione non solo a livello di corde vocali, loro lavorano veramente bene psicologicamente, tanto. Sono persone suoni, oltre il coordinamento, ecco tutto. Sono persone oltre che amici, sono dei professionisti, quindi. Quindi voi avete lo studio a Campo Morone. Allora io lancio un messaggio ai giovani, tutti quelli che hanno un sogno attraverso la musica, che è arte e cultura, perché se andiamo a vedere l'unica cosa che riunisce il mondo e non porta guerra è la musica. Se andiamo a vedere, è una cultura che può unire e tenere la pace. Spesso guarisce. E guarisce le ferite, soprattutto di guerra. È una battaglia che faccio io contro la guerra. Non amo tanto questi pattugli che fanno scoppiare queste guerre. Ci sono talenti in tutto il mondo e penso che i giovani attraverso la musica e attraverso l'arte possono esprimere quello che realmente hanno dentro e forse ci potrebbero insegnare noi più grandi. Perché abbiamo perso quello spirito di sognare, mentre invece non bisogna mai perdere il sogno, mai perdere l'obiettivo di arrivare, di giungere, di salire, di vivere, eccetera, eccetera. Quindi allora io lancio il messaggio ai giovani che a chi vuole interpretare, che a chi vuole prendere e intraprendere la strada, possono anche rivolgersi a Campo Morone, al suo studio che si chiama Primary Room. Primary Room. Esatto. A Campo Morone dove? Esattamente, dove lo trovo? Località Campora, tra Campo Morone e Iso Verde, e è uno studio ovviamente all'interno di una realtà abitativa, abbiamo una dependance totalmente dedicata a questo ed è in via Bianchini, a località Campora, in Campo Morone. Abbiamo una realtà che comunque è nuova perché diciamo ai ragazzi che possono andare in via Campora, località Campo Morone, tra Iso Verde e Campo Morone, praticamente al centro, ecco. Abbiamo un numero di telefono? Abbiamo un numero di telefono di riferimento che può. Do questo perché è quello più che è il mio, sì? 333 700 54 45. Allora ragazzi, io aspetto numerose le telefonate e muovetevi, lanciatevi, inseguite il sogno, prendete esempio da Arianna e da Roberto. Con questo io concludo. Rimaniamo che seguirò voi l'agenda del 2015, tutto quello che fate lo voglio sapere, certo. E io arrivo, anche vestita da Babbo Natale, semmai non è un problema. E vi ringrazio tantissimo per tutto. Grazie a te. Grazie a te. Grazie e grazie con questo salutiamo tutti e volete fare un saluto alla gente. Nuovamente ripetiamo buon Natale a tutti, buon anno, eccetera. E siccome questo è, diciamo, posso lanciare io, siccome questo è l'ultimo, diciamo,
si ferma il graffio con questa ultima nostra ripresa, intervista, perché riandrà nel nuovo anno, ci rincontreremo nel 2015, per cui io a questo momento, cioè in questo, a questo punto, do il buon Natale, felice anno nuovo a tutti quanti e vi aspetto più numerosi, perché insomma 145.000 vi siete fermati, non va bene, milioni, voglio i milioni di gente, milioni, quindi a tutti, arrivederci. Arrivederci all'anno nuovo nel 2015. Ciao il graffio! Ciao! 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 Ciao, ciao, ciao.